sentito, perché ci sono altri due attori che stanno per arrivare e loro sono diventati praticamente una coppia artistica in questo spettacolo. Spiegano 28 diversi motivi per innamorarsi e per come poi nascono le coppie, e queste coppie poi si salvano e vanno avanti. Chi sono? Ve li presento con questo firmato. Grazie ancora Vera, grazie Alessandro, grazie. Grazie. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E compierei con te la luna se ci avessi un po' di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. E allora la volta buona, Roberta Giarrusso e Pino Quartullo. Io sono pazza di me, di me, e voglio prima con te. Non ho bisogno di chi mi fa. Allora, qua c'è Pino Quartullo e Roberta Giarrusso. No, non è vero, sono venute da Girotonic. Ho detto vengo a farle un saluto in diretta, TV Verità, non sono truccata, niente. Sei bellissima, grazie. Te lo dico che non ti devi truccare, grazie. Che sei bella. Tanti auguri Caterina, imito te, dai, una volta, no. La volta buona, la volta buona è Caterina si imita da sola. Ma Roberta Giarrusso e Pino Quartullo stanno arrivando, io me ne vado. Tanti auguri. Faccio, aspetta, li presentiamo insieme. Ma certo. Ma sei bravissima, presentali tu. Allora, Pino Quartullo e Roberta Giarrusso. Quella simpatica. Pino Quartullo e Roberta Giarrusso. Mamma mia ragazzi, ragazzi, abbiamo anche lo scherzetto. Tanti auguri. Auguri Caterina, auguri Pesciolina. Pesciolina. Abbiamo portato sì, un pensierino per te. Ma tu sei col cappotto. Te l'ho detto, sono uscita da Girotonic. E te lo credi? Sì, non è bugia, è la volta buona che c'è la verità. Arrivederci. Tanti auguri, buona lavoro. Se vuoi il deodorante te lo presto. Grazie, c'ho okay. La cipolla. Okay. Arrivederci, buonasera. Ciao. Sei yeah. Perfetta, Francesca, ciao. Grazie. Ciao. Allora, che cosa c'è qui? Sono 28 domande. Ci sono 28 domande, 28 sì. Motivi per innamorarsi a Teatro Off Off di Roma fino al 25 febbraio, quindi muovetevi perché non è che ci sono tante altre date. E questi protagonisti praticamente ti spiegano quali sono i 28 motivi per innamorarsi. Ora, fino al 28esimo non ci arriveremo, ma qualcosa sì, spero. No, che poi realmente sarebbero 36, quindi 28 sono state ridotte, perché sennò lo spettacolo sarebbe stato un po' troppo lungo. Ah no, pensavo di aver quindi... sbagliato, sai. No. Cioè, no, era perché è un test. Il titolo è questo, esatto. È 28 domande. No, noi siamo una coppia che sta cercando di rimettersi insieme. Lei vorrebbe divorziare. E io invece dico, vabbè, prima di divorziare però devi fare questo test, che è un test vero, che è uscito in America sul New York Times, di Arthur Aron, e queste domande servono a verificare se questa coppia ha ancora gli elementi per stare insieme. Te l'abbiamo regalata, così anche tu con tuo marito magari puoi fare questo test. Ma io con mio marito... una festa del mio compleanno praticamente, fare le domande a mio marito, quindi domani saprete se sto ancora con lui oppure mi sono lasciata. Sarà colpa nostra. Si consolida il rapporto, serve per consolidare il rapporto. Ah, io con mio marito non l'ho fatto, ho avuto paura. Allora, cerchiamo di capire meglio con loro, facciamo sì. Il gioco del jukebox, tu sei giovanissima, però Pino, beh, tu... Insomma, un po' meno. Tu, insomma, una canzone a qualche ragazzina l'avrai dedicata da quando eri piccolo. Ah, quelle vecchie? Jukebox. Quelle vecchie. Ah, Baglioni per esempio mi piace molto, dei miei tempi. Ma per esempio a me piace molto Tananai Tango, una canzone che, bella, che è strepitosa. Beh, quella è molto difficile. No, adesso così, insomma, filo, di no, non mi dà retta. Ah, no, non so, anche Mina, noi abbiamo una canzone di Mina bellissima sì, in scena. Quale? La voce quale del silenzio. Bella quella. Poi è bellissima. Vabbè, bellissima. Comunque noi abbiamo il nostro jukebox e vediamo cosa arriva. Bene. Monetina. Allora, i migliori anni, che sono spesso quelli della giovinezza, no? Quella, insomma, dove tu l'hai passata a studiare recitazione, cercando di cogliere dai mostri sacri. Allora io ne ho uno, che devo dire, su 115 puntate mai nessuno è riuscito a dirmi una cosa su questa persona che non fosse, non ti dico negativa, ma
controcorrente ed è Gigi Proietti. Tu sarai la mia volta buona per sapere il difetto di quest'uomo. Uno ce l'avrà avuto, Gigi Proietti. La vispa Teresa aveva tra l'erbetta trovato una bomba con miccia e spoletta. Guardandola ignara la bimba trillò: che scatola rara! A mamma la do. La vispa Teresa, lasciandola accesa, la cara sorpresa a casa portò. E mamma saltò. Boom! Mamma con gli occhi di pianto, mi ha detto figlio perché la mia. Le ho detto mamma tu tieni ragione, ti ho da morire che vuoi averne. Sono contento di morire ma mi dispiace di morire ma sono contento. Lo volete fregare il repertorio? Queste robe posso fare io nei momenti così di grande felicità. Ma queste cose non piacciono mai al critico, e io ve lo dico subito, ragazzi, non imparate queste canzonacce, perché le canzonacce i critici non le possono sentire, ve lo dico per il vostro bene. E quindi meritate una punizione da uno schiaffo. E non si ripeta mai più, eh? I pregi li conosciamo, però. Eravamo qua, Pietro Eulada, abbiamo fatto qui sotto, facciamo ancora il laboratorio e io gli avevo portato una scena di Bruto e Cassio, una cosa molto drammatica che facevamo con Massimo Vermüller, e lui l'ha mischiata con tutte cose comiche. Venne Falqui a vederci nella scuola a Brancaccio e decisi di aprire il Varietà del sabato sera con una scena di Shakespeare in cui c'era la Canà che entrava, c'era Pernacchi, facevamo Paperino, facevamo l'orso, tutto contaminato, Shakespeare contaminato tantissimo. E poi arrivava Gigi e faceva Marcantonio e diceva: popolo di Roma, ok? Bellissimo. Che poi ha portato il repertorio per tanti anni. Un difetto di Gigi, era molto esigente. Molto esigente, e al di là della, anche nell'ambito della comicità, della commedia, ci ha insegnato lo stile, il fatto di fare poco e di essere molto seri nell'essere comici. Questa, beh, non so se è un difetto, non credo sia un difetto, però. Beh, comunque, per chi non è bravo, sì. È una cosa inaspettata, no? Non ti aspetti da Gigi, ecco, una certa severità. Però lavorare con lui era sempre un gran divertimento, non si arrabbiava mai. Era... E tu, però, Pino, hai goduto anche di un doppio onore, perché. Chi è la seconda mentore? Monica Vitti. Prego. Sì, perché facevo... Ti vediamo, la vediamo. Sì. Buonasera a tutti. Zitto. Fa freddo fuori. Dov'è Pina? Sta di là col bambino, per carità, zitto che un momentaccio. Che danno? Non si è capito ancora. Però zitto e mangia, su. Ciao tesoro. Ciao. Puoi accendere piano lo stereo? Sì, sì. Ancora sta pubblicità, non se ne può più, è uno schifo. Ah, meno male, così faccio la pipì. Riguardo. Allora fammi caffè. Buonasera a tutti, io non mangio. Perché? Non sono affari tuoi. Sì, per non ho capito, scusa. Sono che cosa? Miei. No, non è possibile. Buoni, per carità, non è questo il momento di litigare, va bene? Ma c'è pure Manfredi. Ma che dici, papà, americano? Ma c'è San Manfredi, stavano a casa con una vecchia e non sapevano che piazza il caffè che basta giù. Ma no, papà, fai che dici. È il nostro! È il nostro! Tipo? Io non sono riuscito. Ah, ho capito. Alza il volume, per favore. Alza, che così sento anche dal telefono. Pronto? Come? Chi? No, è... Sì, sono io. No, non lo so adesso. Domani. Sì, vabbè, domani. Arrivederci. Anche quella dietro l'altra, perché... Io ho fatto il laboratorio con Proietti come attore e poi ho fatto regia in Accademia. Io ho avuto Monica Vitti. Povero. Entrambi ci hanno portato a fare televisione. Gigi con Attore Amore Mio e lei con Passione Mia. Tra l'altro a Monica Vitti devo anche il fatto di aver debuttato come regista, perché mi fece fare un cortometraggio che poi ebbe una nomination all'Oscar. Quindi a Monica devo tanto anche. Però nomination all'Oscar. Sì, con cortometraggio Exit.
la presentò sei giovani registi, tra cui me. No. E questo cortometraggio poi ha avuto un bellissimo esito, tanti premi, eccetera. Una cosa anche che... Stefano Reali mi stanno suggerendo. Stefano Reali, sì, certo, eravamo coautori. E lei ci ha insegnato una cosa importante. Dovete lavorare sui vostri difetti. Poi sai, noi stavamo in accademia, quindi la dizione perfetta, parlavamo tutti un po' così. Io no, perché stavo da Proietti, quindi ero già, come dire, già ero stato educato. Però lei ci ha detto, io avevo questa voce un po', no? Un po' sgranata, e quando dovevo entrare in accademia mi hanno detto che non potevo fare teatro perché avevo questa voce un po' rauca. E invece io su questa cosa, su questa mia caratteristica, su questo mio difetto, io ho costruito una carriera e infatti è grande, è andata molto bene. Mettiamo una monetina nel nostro jukebox. E questo è tutto per Roberta. Tutto per Roberta Giarrusso. E non so dove si va. Ballo, Serena. Dove si va? No, ragazzi, non c'è nulla. Rimettiamo la monetina. Secondo me è ecco, scesa praticamente. La mia solita fortuna. Ah, ecco, sei incastrata, ma di là no. Lo sapevo. Cioè, io veramente sono la nuvola di Fantozzi. Ma com'è sta roba? No, Roby, però guarda, cioè, lì. Lì c'è. Che cos'è? Canzoni stonate. Canzoni stonate, ragazzi, ma lei canta benissimo, ma non l'avete seguita. Dio. A tale quale. Altro che stonate, sono intonatissime. Saluto Roberta Giarrusso, tutti i suoi spasimanti, e do il benvenuto a Katy Perry. Spasimanti, non ero sposata, quindi insomma. Beh, insomma, spasimanti, i spasimanti ci sono comunque, anche se sono sua sposa, voglio dire. No, in effetti. Non è che li ammazzi tutti, cioè. No, questo è vero, bravo, se giri per tutti. No, beh. Se tu, allora, se tu giri per strada con Roberta, non è che passa inosservata. No, perché io ho qualcosa per te. Che cosa? Arriva da un tuo spasimante diventato chissà cosa. Oddio, chi? No, divorzio, ve lo dico, mio marito si. Non lo posso dire. Si inquieta. Si inquieta, sì. Vediamo se si inquieta oppure no. Guarda lì. Il nostro non è stato proprio un colpo di fulmine, bensì un colpo di lampione. Perché se te lo ricordi bene, e magari finiscilo di raccontare anche tu, quel giorno sul set sono venuto a trovarti in un film che stavi girando, anziché, come dire, fermarmi per cercare il tuo sguardo preso con la macchina in pieno un lampione. Che dire, guarda, ti volevo fare un grandissimo in bocca al lupo per domani, sono orgoglioso di te, lo sai che sono il tuo primo fan, sarò in prima fila per tutte le serate, oramai guarda, posso fare anche l'attore, ti voglio dire, guarda, ti voglio bene, sei una mamma fantastica, una moglie eccezionale, la mia migliore amica. E ora basta, perché, come dire, basta. Beh. Ed è anche un'attrice fantastica, con cui si lavora molto bene. Devo dire, non me l'aspettavo questa cosa, mi hai fregato, sei una maledetta.
No, veramente, grazie amore mio, però sono arrabbiatissima perché mi hai detto ti voglio bene, mi devi dire ti amo. No, ti voglio bene, beh, ti amo. Scontato, beh. No, scusate, non... Ma non sei crollata quando ti ha detto sei una mamma bravissima? No, sul, sul palo, quando ha preso il palo. No, allora, diciamo che quando ci siamo conosciuti io ero sul set di un film e ho visto arrivare questa macchina, questa smartina di questo qui che mi guardava così e a un certo punto per guardarmi prende un palo e distrugge la macchina, quindi, e io ero sul set, ero con l'attore col quale stavo facendo la scena e gli ho detto ma chi è sto deficiente? E lui mi ha detto ah, è il produttore del film, ah. E lì insomma ho fatto la mia prima figuraccia così, quindi ci siamo conosciuti così in modo molto simpatico. Mi avete fatto commuovere, non me l'aspettavo, devo dire la verità. Ma che carina questa cosa! Sì, perché sì. Diciamo. Ma lui è venuto, si è messo in prima fila oppure sì, no? Certo, sì, sì, è venuto. Cioè, però... Fino al 25 ti vogliamo tutte le sere in prima fila, lì a teatro off. Tutte le sere no, devi stare lì, Riccardo. Però non sprechiamo un posto perché ce ne sono pochi, è già sold out praticamente tutte le sere. Lo teniamo in piedi dietro la regia, Riccardo, dai. Sì, sì, vabbè. Insieme a mia moglie che fa la produttrice, li mettiamo un po' sì, sul sì, fondo. Nel balconcino. Perché questo teatro off, che sta via Giulia, è molto carino. Grazie a Silvano Spada che è un autore, regista e che ama il teatro, ha reso questo piccolo teatro un'isola felice a Roma, visto che poi a Roma hanno chiuso tanti teatri, questo ha sopravvissuto e è sopravvissuto molto bene. Si parla tanto anche del Salone di Margherita che dovrebbe riaprire, quello è una location bellissima, Valle, un peccato. Il Globo, l'Eliseo, il piccolo Eliseo, la Cometa, lungo l'elenco purtroppo. Mettiamo la monetina, se no ci intristiamo. Mettiamo la monetina e vediamo dove si va. Allora, canzone stonata l'abbiamo presa, migliori anni anche. Amore, tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco, noi non siamo come loro. È bello, è bello, è bello, è bello stare così, davanti a te in ginocchio, sotto la scritta al neon di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, è meglio, è meglio che non rimani qui. Io tornerò lunedì, ma non è mai lunedì. Bellissimo. Non perdiamo questa atmosfera romantica perché c'è qualcosa anche per Pino Quartullo. Aia. Ah, attenzione. Chi avete beccato? Io e Pino ci siamo conosciuti l'8 novembre di qualche anno fa. Era un sabato sera e ci siamo ritrovati a Maratea. Abbiamo cominciato a parlare, poi ci siamo trattenuti anche a cena. Abbiamo continuato a raccontarci tutta la sera i nostri progetti. La mattina dopo ci siamo ritrovati a colazione. Pino è sceso con le sue tristi gallette di riso davanti ad una colazione meravigliosa e abbiamo continuato, però insomma nonostante la tristezza delle gallette abbiamo continuato a raccontarci, ma soprattutto a pianificare, progettare diverse gallette dopo e diversi mesi dopo. Lui mi ha chiesto di sposarlo e dopo alcuni altri mesi ci siamo ritrovati a Maratea in aprile e ci siamo sposati. E la nostra storia d'amore è scandita dalla data 8, perché ci siamo conosciuti l'8 novembre e ci siamo sposati l'8 aprile, quindi insomma l'8, che è il simbolo dell'infinito, è molto romanticamente anche il numero del nostro amore. Bello, ora però grazie. Una dedica pazzesca tra gallette di riso e lampioni, insomma. Dopo che l'ho conosciuta le gallette di riso sono scomparse perché cucina cose che voi umani non potete immaginare. Sì sì sì, ma confermo. Cucina bene, bravissima. Per cui e con lei hai fatto questo test di Aaron? No, non l'hai voluto fare? Lo faccio solo con lei in scena perché è pericolosissimo quel test. Tu non hai idea di quello che succede su tipo su se potessi invitare a cena una persona qualsiasi, chi sceglieresti? E tu dovresti dire te, amore mio, vorresti essere famoso e uno dovrebbe dire no, amore mio, come sarebbe un giorno perfetto perfetto per te? Solo con te dovresti, cioè, dovresti far finta di compiacere l'altro. Beh, però no, in subito. Realtà non è così,
In realtà non è così, ci diamo delle risposte molto più profonde, molto più complesse, a volte si scoperchiano delle verità non dette, dei cassetti di vita, ricordi, emozioni, sensazioni, a volte anche cose dolorose, quindi è uno spettacolo che va oltre la commedia, è qualcosa di più, è molto profondo, affronta l'imprevedibilità della vita e poi è una celebrazione di un grande amore di questa coppia, che purtroppo ha vissuto su di sé un evento doloroso e che quindi cerca è in crisi. Cerca di reagire ecco. Attraverso lui, diciamo... Cioè, tu hai preso Roberta non perché sa recitare bene, ma perché la sa raccontare bene, vero? Vabbè, fino? Cioè, tutte e due, è vero! Tutte e due. No, c'è una telefonata. Aspetta, Pino, tanto grazie perché non solo vi verrò a vedere, ma questo quando sarò in buona lo farò mio marito.